Ciao e benvenuto a questo video. Oggi inizieremo l'avventura del Pro Team con Tour de France 2021. Faremo a livello professionista, tutto lasciamo standard, ok. Adesso andiamo a scegliere quella che sarà la nostra squadra. Vediamo un po' la maglietta che mi ispira a questa. Allora, nome squadra, visto lo sponsor, scegliamo Winnec. Pro Team, facciamo una cosa semplice. Nazione, mettiamo Italia. E ci siamo. Ok, ora dobbiamo scegliere la squadra e i corridori. Dobbiamo capire come strutturare quindi la cosa. Visto che abbiamo optato per fare una squadra italiana, cercheremo dei corridori, di avere almeno diversi corridori italiani. Su chi puntare? Beh, ovviamente devo contare su qualcuno forte in montagna. 76, 74, 76 Vanu, che è anche giovane, non sarà italiano, ma è interessante. Abbiamo Diego Rosa, forse il migliore italiano, iscritto a 75 in montagna. Collinare 73, accelerazione 71. Non è affatto male, non è affatto male, potrebbe essere il corridore su cui puntare, anche se non è giovane, però tra quelli che abbiamo a disposizione mi sembra assolutamente quello col livello migliore. Quindi andiamo a vedere poi Cataldo, 73 in montagna, qualcosa più forte, collinare. Vigore, decisamente meglio Diego Rosa. Io Diego Rosa lo prendo, ok, quindi posso anche adesso, parecchio, cioè Diego Rosa è decisamente più, ok, più recupero Cataldo, però per adesso. Sappiamo, le prime stagioni di sicuro non faremo il Tour de France, e nel Pro Tour saranno corse con meno tappe, quindi anche un po' meno recupero incide di meno. Quindi Dario Cataldo, ottima scelta, sarebbe meglio puntare su un giovane, però bisogna anche fare i conti con i soldi e purtroppo ne abbiamo solo 350.000, abbiamo solo 350.000 euro, Diego Rosa già ne ha costati 57. Dobbiamo sceglierne 6. Beh, in realtà ci starebbe. Allora, lasciamo stare adesso dove. Ok, abbiamo Diego Rosa, va bene, è italiano. Poi giovani abbiamo Poles, che in montagna va anche di più rispetto a Rosa a cronometro, va meno in piano. No, va più in piano, scusatemi, vengo dal cronometro, il prologo. Ha meno resistenza, meno vigore, meno accelerazione. Pronsky. Più scarso, in realtà. Forse più, ma è più scarso, sono giovane. Vanuk. Questo è buono, eh. Tappe di montagna. Lorex, beh, anche lui 75, not bad. 75, se no se Roche, lui Donovan, che non è tanto forte. Arensman, che va forte anche in piano, in montagna, 74, 76 di discesa. Non sarà forte in accelerazione e volata, però
Però sembra davvero un buon corridore. Ok. Abbiamo anche Fabio Aru. Allora, sono indeciso. Un Aresman. Proviamo, poi possiamo sempre cambiare. Qui ne abbiamo già due. Oddio, due in montagna. Colline. Proviamo a scegliere uno per le volate, uno per le colline. Qualche versatile, sapete che quasi quasi la rimane qua togliere. Come si fa tra l'altro? Vabbè, lo vedo dopo. Quello intanto andiamo ad aggiungere almeno un collinare, quindi buono per molte tappe, per le fughe anche, insomma. Anche qui abbiamo dei giovani, però dipende sempre se vogliamo puntare su italiani. Se abbiamo Felline, ah, qua si fanno il confronto ovviamente con Aresman. Allora, Felline, andiamo a vedere. Più volata, più acceleratore, più bravo in collina, più prologo, più cronometro. Meno montagna, ovviamente, più vigore e resistenza. Più conti. Anche come soldi, possiamo puntare al top di questi, eh. Prendiamo Felline per le volate, vediamo, volate 74, a questo punto mi prendo Guarnieri, sempre per il concetto di avere corridori italiani, volate 74, accelerazione standard 3. Guarnieri. Poi versatili, chi c'ha? Gianni Moscon, sì, e guardalo, piano 74, buona accelerazione, buonissimo anche in collina, scarso in volata. Poi è forte a cronometro, eh sì. Eh sì, e questo ci permette di avere ancora addirittura 106.000, e quindi possiamo veramente puntare. Allora, abbiamo già due montagna, potrei prendere un altro per le volate. Ho un versatile. Aresman è l'unico giovane. Su chi potrei puntare come sesto? Purtroppo non ci sono italiani giovani. Van Wilder qui è un giovane, versatile. Montagna comunque 72, se la cava. Forte, fortissimo a cronometro. 76. Un Moscone e questo Van Wilder forte cronometro. Si sta facendo più di un pensierino. Tra i giovani abbiamo Sebastian Stan. No, qui è più scarso decisamente. Vai, potrebbe essere quindi questa la squadra. Beh, di più non ne posso prendere, quindi bene, quindi squadra fatta: Rosa, Aresman, Felline, Guarnieri, Moscon e Van Wilder. Andiamo avanti. Ok, quindi iniziamo la stagione. Sappiamo che dobbiamo crescere come squadra. Classifiche generale, classifiche aggiuntive, tappa. Ok. Allora, noi cosa corriamo? I 3 giorni a Provenza.
la Price Cup, sono tre tappe anche qui. Quindi febbraio, maggio e cosa? Ah, è l'open tour che invece ne avrà ben 5. Dobbiamo valutare adesso anche qua: 25, 10, 15, 25, 10, 15. Ok, allora nella Press Cup non ci sono tappe di montagna, quindi ovviamente non mi interessa avere i picchi di forma. Posso fare qualcosa io qui? Ah, ok, bello. Addirittura, quindi abbiamo appunto questo. Poi qui è molto semplice, quindi qui ci sta a mettere con un picco di forma anche un moscone o un felline. Mentre all'open tour abbiamo, certo, avere corridori, non ho fatto forse delle scelte migliori, non c'è neanche una cronometro, io ho due corridori forti a cronometro, non importa. Cavolo, queste due tappe ho bisogno proprio di gente forte in salita, Quindi andiamo a vedere il picco di forma. Allora, Guarnieri per la Bresca, perfetto. Chi sono quelli forti in montagna? Guardi, Eurosa che sta come picchi a febbraio e settembre, perfetto. Perfetto. Arsman, idem. Perfetto, è lui proprio della Bresca, non mi interessa. Invece Guarnieri, va bene, ok. Felline, non ne sono convinto della scelta di Felline. Però Felline in realtà in montagna non è fortissimo, quindi potrei puntare su Felline come capitano per la Bresca. In realtà ci sta, ci sta. Quindi abbiamo la Bryce Cup, però una squadra che arriva tutta fuori forma. No, ma Van Wilder così non ha senso. Però qui abbiamo Arisman e Rosa, ok, Moscone tutto sommato andrebbe anche bene. Ah, ok, sono 15. Ah, ok. Ok, quindi un bambino lo metto in forma per la Provence, la Bryce Cup, perfetto. In montagna uno che se la cava, secondo me insieme a Felline alla Bryce Cup possono fare bene. Più Felline sarà sotto di forma anche per l'open tour, mentre oddio, Collinare, beh dai, Von Wilder Collinare è forte, sì. Guarnieri darà poco in questa, mentre Gianni Moscon, no, Gianni Moscon l'open tour, mentre sta l'open tour prima nel giro di open tour ancora. No,
No, perché avere sia l'Unbiglietto Moscone, l'Open Tour, no, tutti così no, quindi ok. Non è facile trovare l'ideale per il buon Gianni. Questo sarà Gianni. Quindi Fellini, Guarnieri e Van Biller saranno i tre su cui puntare per la Bryce Cup, mentre scusate il mio francese, le Trajou de Provence, ok? Abbiamo diversi corridori che possono dire la loro, appunto Moscone, Van Biller, Rosa e Aresman. Rosa Aresman Moscone e chi? E Felline, non Van Biller, che invece sarà. Ok. Va bene così. Conferma. E quindi è il momento di iniziare la stagione. Bene, allora favoriti, se deve vedere questa prova finire in una volata di gruppo, no rischi particolari, le tappe pianeggianti sono state sorprese, prive di interesse, fine classifica, risultato sperato, a meno che non venga messo in una prodezza partendo molto lontano, è difficile prevedere le prime posizioni. Ovviamente in questa tappa avremo Guarnieri, punti, ok. Quindi classifica generale, ok, sono i primi 15, prendere punti, nella tappa i primi 10, quindi ovviamente l'obiettivo anche oggi con Guarnieri è entrare nei 10. Certo, poi ci sono anche tutte le altre maglie. Quindi cerchiamo di fare un buon risultato. Quindi iniziamo con questa prima tappa. Ragazzi, iniziamo quindi l'avventura, prima tappa. So che magari una tappa così da vedere non è il massimo. Adesso il mio pensiero è: mandiamo qualcuno in fuga? Favoriti, Boy Bonifazio. Non parto di sicuro da favorito, entrare nei 10, dai. Cosa devo fare? Ah, scegliere. Ok, allora, bene. È una tappa pianeggiante. Aresman. Che Aresman però è sul piano, va forte, è che non ha volata, quindi mandarlo avanti a cosa servirebbe esattamente? Fargli sprecare? No, non ha senso. Però va forte, è vero. C'è Moscon. Felline. Ma Felline, un cavolo, anche Guarnieri è vero. Non stanno in forma, quindi Guarnieri che è volata a 74, ma non è particolarmente in forma. Felline è volata a 71, quindi i due più forti in volata io li ho fuori forma. Non importa, è la prima tappa, sappiamo. A questo punto un Giannino Mosconi in fuga lo potrei anche buttare, eh? Se lo potrei mettere o lui o Aresman, poi Diego Rosa invece è per l'ultima tappa, proprio ce lo teniamo, tappa di montagna dove bisogna andare forte. Sì, questa è la tappa dove sul finale ovviamente la volata sarà di Guarnieri. Questo proprio non ci piove. La fuga si potrebbe buttare dentro un Moscone. Sì.
Hello everyone. The sprinters are bene, likely to have stiamo per iniziare questa tappa, ma l'inizio di questa avventura, guardate quanto sono ben definiti i volti dei corridori. Questo è un gran difetto del gioco, cosa costa fare un po' più di attenzione. Allora, va bene, se vogliamo che il buon Gianni se ne vada in fuga, però dobbiamo farlo stare più davanti, eh. The riders have just set out and already there's an attack. No, non ce la fa, non ce la fa. Guys, the Col de la Jeunesse could cause problems for the sprinters, but it's still fairly easy. Vai Gianni, prendi fedele. The race would really have to be out of control in the closing stretch if we are to avoid a mass sprint finish. Watch out! You're not going to be able to attack for much longer. Però se ne stanno andando, vediamo se Gianni Moscone riesce a prenderlo, ferma in due soli, dove vanno in due. Ah, non sono riuscito. He rides well and goes well over short climbs. However, his speed and mountain ability are limited. Dai, riprendilo, riprendilo, riprendilo. Però alla fine 1 minuto e 40, dai. Sono solo loro due. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Sì, sì. Dai, ho sbagliato. Ok. Adesso. Continuare il trattamento di dare istruzioni, prendere il controllo di un membro della squadra, ma anche attivare l'allenamento rapido, sì, ok. Adesso Moscon e Fedeli sono in fuga da soli, puretti, mamma mia. Boh, non so se ho fatto bene. Adesso. Prendiamo il controllo di Rosa. E lasciamo Moscon. Leader che si chiama del blu. Aspetta Diego Rosa. Ritmo 100%. Oh. Gli altri, fatemi vedere, 90, 90, 90. Attacca, segue attaccanti. No, ritmo no. Persevera senza limiti, sì. Per il momento lasciamo quindi andare. Vediamo. Adesso non mi ricordo, ok. Se io faccio questo non dovrebbe succedere. 2 minuti e 50. Sì, non succede niente. 2 minuti e 56, 3 minuti. Bene ragazzi, ci vediamo fra poco, mando avanti la tappa. Andiamo ora a vedere di sprintare sì, ho capito. Ah, che errore ho fatto. No, dai, dai. No, no, no. Ah, mi ha battuto. Mi Fedeli ha battuto, mi ha battuto. E vabbè, e questa me la metto via. Ok, ora.
Aspettiamo un attimo, andiamo a vedere cosa combinerà Guarnieri. E con Guarnieri ho sbagliato tutto e sono rimasto intruppato indietro e quindi non va a prendersi probabilmente neanche. No, beh, forse. Vediamo. È riuscito a prendersi almeno un punto il buon. Sì, 3 punti, tredicesimo. Va bene, tredicesimo il buon Guarnieri. Mentre cosa succede? Perché Moscon si è staccato? Andiamo un attimo a controllare. Beh, ora abbiamo visto i traguardi intermedi. Il traguardo intermedio, aspettiamo il finale a fra poco. Andiamo ora a vedere il primo punto di montagna, chi se lo va, quindi la maglia, chi se lo va a prendere, ed è Nick Terpstra. Va bene, adesso manca solo l'arrivo. Bene ragazzi, ultimi 5 km. Mi sono messo dietro a Jacobsen. Chissà se sarà la scelta giusta. Ovviamente con Guarnieri, attenzione. Vabbè, 3 km. No, calma, calma. Due chilometri, manca poco. Però forse ho fatto la scelta giusta. Leggero. Ma che schifo che ho fatto al finale, peccato. Peccato. Quindi, non ho neanche capito cos'è arrivato il buon ragazzo. Qui non era neanche messo male, ma poi non ho successo quinto, sesto. Va bene. Vabbè, dai. Beh, un po' di punticini con questo risultato di tappa. Ci dovrebbe però essere. Sì, vai avanti, prego. Che cazzo è successo? E qui abbiamo. Esatto, abbiamo fatto la scelta giusta puntandosi di lui, tanto che ha vinto la tappa ed è la prima maglia gialla. Ed eccolo qui. Festeggia, avete visto quanto velocemente si è messa la maglia? E la prima maglia gialla. Fabio Jacobsen. Ovviamente non sarà di sicuro lui a vincerla. Oltre alla maglia gialla, ovviamente avrà anche la maglia verde. Sappiamo invece adesso che c'era testa per la maglia a pois. Anche se per vincere un punto con questa maglia è ancora tutto da dire in questa corsa. Che è uno dei giovani, chi è il primo? No, non ci credo, sempre lui. Anche giovane. Questo è bravo. Bene. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage didn't Cosa suit us, sono is arrivato? Very satisfying. We got off to a good start, and we must keep on like that. Sesto Guarnieri, che non era in forma, comunque nei primi 10 è un primo risultato importante. Jacobsen, Christoph Bonifazio. Matthews e Degenkolb sono venuti sulla grande sul finale, peccato, e Guarnieri non aveva più. C'è stato un attimo, peccato, avrei potuto fare forse qualche posizione migliore per averla. Tutti attaccati, poi Fellini, Rosa, Moscona, Arnaud Willer sulla di dietro, ma non è importante. Qui abbiamo Jacobsen con 65 punti, 43 Cristo, Fedeli, maledetto a 20, Moscona a 17, come anche Guarnieri.
E qui però non te la giochi più. Ecco, quella verde Giacomo se ne ha messo su una buona ipoteca. Vedremo. Vedremo. Ma gli abbiamo anche chiesto. Ah, Arsman e Van Wilder, però per ora. Classifica a squadre della tappa. Noi siamo tutti lì, quindi non cambia niente. Classifica combattività della tappa la vince Fedeli davanti a Moscon. Purtroppo. Bene, la prima tappa quindi è andata, un buon risultato, un sesto posto di Jacopo Guarnieri e ora andiamo alla... Questa vabbè, è la classifica generale, vediamo come tutti hanno 10 secondi da Jacobsen. Tutti? Sì, perché quello di sprint intermedio non dava buoni. Ottimo. Classifica pro cycling. Ah, ok, figo. Individuale. Vedi. Il buon Guarnieri comunque si è preso 5 punti con questo sesto posto fino al dodicesimo per 9 punti. Ah no, perché Fede... Ma scusami. Fedeli si è preso 2 punti. Perché ha fatto lo sprint intermedio? Però allora non dovrebbe averne uno anche... Ah no, ne ha due lui e due terza perché hanno vinto il traguardo intermedio e quello di montagna. A squadre, la Wink Pro Team, 5 punti presi da Guarnieri. Buono per ora.